Oh, giovani amici di Facebook! Allora, oggi parliamo di everyday carry da ufficio. Cosa non, diciamo, normale. Di solito quando si parla di everyday carry si parla degli oggetti che si portano in tasca tutti quanti i giorni. Ho già fatto diversi video qui sul canale, che vi invito anche a recuperare se non li avete già visti, che parlano appunto degli oggetti che mi porto in tasca tutti quanti i giorni: il portachiavi, il portafogli, l'orologio, lo smartphone, il coltellino, il multiuso, eccetera eccetera. Però ci sono anche oggetti che possono risultare essere comodi anche nel proprio ufficio, e per ufficio intendo anche il proprio ufficio di casa, no? Sempre più tendiamo a lavorare da casa, visto il periodo, quindi l'home office, chiamiamolo così, o comunque il nostro spazio in cui lavoriamo tutti quanti i giorni. Può essere in un ufficio vero e proprio, può essere in una stanza di casa nostra, può essere a casa nostra in salotto, però fatto sta che ci servono diversi accessori, no? Oggetti potenzialmente molto utili. Io sono, come sapete, molto digital, no? Mi piace usare il computer, il tablet, lo smartphone, figuriamoci. Però sono ancora molto legato all'utilizzo delle penne, delle matite, dei notebook. Ho bisogno di scriverle le cose per ricordarmele. Fondamentalmente ho una memoria di merda, per cui se non mi scrivo le cose durante le riunioni, per esempio prendendo appunti, o i to-do, no? Mi faccio dei to-do in digitale, senz'altro, però ho bisogno di scriverli anche in un block notes, in modo da averli sotto, ma soprattutto proprio l'atto di scrivere quelle note fa in modo che poi io me le ricordi. Per fare questo servono delle penne, delle matite, dei block notes, insomma tutto quello che vedete su questo tavolo. Non posso certo mostrarvi tutti quanti gli oggetti di questa serie in un singolo video, quindi creerò diverse puntate. Si comincia in questa prima puntata con le penne, in particolare le penne a sfera, rollerball, ballpoint, eccetera. Non semplicemente a sfera, altrimenti potrei mostrarvi anche le Big Crystal, no? Quelle da 50 centesimi super classiche, ma voglio parlarvi di quelle un po' più di fascia medio-alta, che stanno attorno tra i 10 e i 30 euro più o meno. Costano di più, ma hanno le cartucce intercambiabili, quindi potenzialmente sono penne che vi portate dietro per anni, insomma, semplicemente ogni volta quando finisce l'inchiostro cambiando la loro cartuccia. Andiamo a vedere insieme le 10 penne a sfera che preferisco dalla mia collezione. Allora, cominciamo con la Kaweco Spork, o Kaweco, non so come si pronuncia, una marca tedesca, mi piace moltissimo. Allora, chiusa è così, quindi corta, relativamente corta, si svita il cappuccio e si inserisce sul retro per farla diventare lunga, diciamo di una lunghezza normale, comoda per essere impugnata. Mi piace perché ha un tratto molto deciso e molto fluido, tra quelle più decise, tra quelle che vi presento oggi, direi al secondo posto. Poi ne vediamo un'altra che è un pochino più, come dire, decisa. È veramente molto bella, mi piace molto, ce l'ho sia in rosso che in nero. Vi faccio vedere anche quella nera, tra l'altro ha un optional, e cioè la clip, che in questo caso ho montato, si compra a parte. Eccola qua nera, bellissima, con la sua clip che si compra a parte, si svita, non ha nessun meccanismo per far entrare e uscire la punta, semplicemente si svita e si inserisce appunto sul retro. Mi piace, ripeto, perché è chiusa, è piccola. Poi Xiaomi Mijia Mi Pen, questa ve l'ho fatta vedere in un mail time di diversi anni fa, in realtà è sul mercato da 3-4 anni, direi. È abbastanza conosciuta perché, insomma, Xiaomi immagino lo conosciate come marchio, chiaramente per i cellulari, per l'elettronica, ma fa anche questa penna che è molto apprezzata. Si apre girando, vedete, sbuca fuori la punta, è molto economica rispetto alle altre penne, mi piace perché è questo bianco opaco molto elegante, con la sua clip integrata, scrive abbastanza bene, è un po', come dire, non è molto fluida, ecco, ha questa sfiga qui, il tratto è medio, non è grossissimo, neanche super sottile, esteticamente devo dire che è molto bella, mi piace. Poi Lamy Safari. Allora, di Safari, Lamy è un marchio tedesco, di Safari ce ne sono tantissime. Questa qui è la Ballpoint Pen, ve ne faccio vedere anche un'altra dopo di Safari, sempre simile. Si apre in questa maniera, vedete, al tappo, e fa un bel click, ha la clip integrata. Questa è un'edizione speciale, tutta quanta dello stesso colore, sono usciti diversi colori, questo qui è il ciano. Molto bella, si impugna molto bene, devo dire stilosa.
ha un tratto medio, non nerissimo, però comunque onesto ed è abbastanza fluida. Poi c'è questa di Lecturm 1917, si chiama semplicemente ballpoint pen, anche questa si apre girando il cappuccio qui sul retro, fa un leggero click, c'è di mille colori, questo marchio tedesco probabilmente lo conoscete per i loro Notes e dopo li vedremo perché sono ottimi. Fanno anche penne, fanno questa penna in particolare che scrive, devo dire, molto bene, molto fluida. Questa qui è blu, il tratto è medio, il puntale tra l'altro è in ottone, molto figo, si impugna bene, è bella esteticamente, non ha la clip purtroppo e ha questo meccanismo particolare di apertura e chiusura. Di buono c'è che è prodotta veramente in tantissimi colori diversi, quindi potete adattarla insomma ai vostri gusti. Poi un grande classico, bellissima, Rotring 600, la versione con appunto la penna a sfera, chiaramente di Rotring di questi modelli qua è forse più famoso Portamine, ve lo faccio vedere al volo proprio, eccolo qua. In questo caso 507, però fanno anche la penna che scrive molto bene, questa è nera e soprattutto è bellissima, così in metallo è strepitosa, clip integrata, fa un bel click. Esteticamente per me è clamorosa, è probabilmente la più bella esteticamente che vi faccio vedere oggi. Insomma, poi dopo dipende dai gusti, chiaramente. Però guardate che meraviglia che è. È qui zigrinata davanti, quindi il grip è perfetto. Bellissima. Poi una penna particolare, questa qui è giapponese, di Oto, si chiama Horizon, è particolare perché ha un tratto finissimo, quindi se cercate un tratto molto fine in una penna, l'Horizon è veramente la vostra penna. Tra l'altro guardate, meccanismo di apertura e chiusura particolare, si apre premendo qui il retro, si richiude premendo il tasto sul lato. Molto bella anche questa, esteticamente dico, clip integrata, classica sezione esagonale, comoda da tenere in mano, veramente particolare perché il tratto è super sottile, per cui non piace a tutti, però magari qualche estimatore la apprezzerà sicuramente tantissimo per questa particolarità. Poi un super classico, Caran d'Ache 849, questa è veramente penna sfera iper classica, si apre e si chiude nella maniera classica, non fa super click ma è insomma perfetta, scrive bene, non incredibilmente bene secondo me, insomma ci sono penne che scrivono meglio, clip integrata, sezione esagonale, esteticamente però è veramente clamorosa. Questa qui è la versione bianca, c'è cioè di tutti i colori, hanno fatto mille edizioni speciali, ve ne faccio vedere un'altra, questa è l'edizione speciale fatta con Paul Smith, lo stilista, e riporta tutti insomma i colori classici di Paul Smith. Guardate che bella che è questa penna. Fluida, anche questa è blu, tratto medio, non è tra quelle che secondo me scrive meglio, tra quelle che vi presento oggi, però è talmente bella che non potevo non farvela vedere. Veramente un super classico, ha schiere infinite di estimatori, l'849 di Caran d'Ache. Poi c'è quella che probabilmente è la mia preferita in assoluto tra quelle che vi presento oggi, sempre la Mi Safari, ma questa è la Rollerball Pen, scrive in una maniera
per me incredibile, tratto bello ciccione, super nero, iperfluido proprio, cioè proprio scivola, che è una meraviglia sulla carta. Questa è un'edizione speciale, ma c'è di mille colori anche questa qua. Clip inserita nel cappuccio che si toglie e si può anche non mettere dietro, perché comunque la penna è lunga e giusto di base, per cui si può anche usare senza cappuccio, semplicemente in questa maniera qua. Mi piace veramente da matti sta penna. Questo è un verdone molto bello, ma veramente c'è in tutti i colori possibili immaginabili. E scrive che è una meraviglia, bellissima. L'Ami Safari Rollerball Pen si chiama. Non è certo piccola, ma comunque veramente scrive talmente bene ed è così bella esteticamente, mia opinione chiaramente, che per me è veramente la preferita tra le 10 che vi presento oggi. Poi un altro classico, Moleskine, la penna si chiama Go Pen, questa, fanno diverse penne in Moleskine. Questa mi piace particolarmente perché è una delle tante linee che fanno e ogni colore ha una scritta qui sul lato. Il design è molto particolare di questa Go Pen. Ha qui la clip che è fatta apposta per essere inserita nei block notes, in particolare chiaramente quelli di Moleskine, ma chiaramente si può attaccare a qualunque block notes. Per capirci, si collega così lateralmente al block notice e rimane attaccata in questa maniera. Si apre con un semplice click, in maniera classica, fa un bel cliccone tra l'altro. Questa è nera, tratto medio, abbastanza fluida ma non fluidissima, comunque scrive bene, onesta. Ultima, ma non ultima, super classico, Parker Jotter, anche questa disponibile in mille colori, in mille materiali, eccetera, eccetera. Quasi tutte sono così bicolore, proprio un super classico della Jotter avere il retro in metallo e il fronte in plastica colorato, di tutti i colori possibili, chiaramente. Qui vedete un rosa, mediamente fluida, mi piace assai. Poi insomma, la Jotter è veramente un super classico esteticamente, la sua clip così a freccia è mega riconoscibile, è una penna elegante che al tempo stesso scrive anche bene e soprattutto non costa troppo. Piccolo extra, Fisher Space Pen, non potevo non mostrarvi anche la mitica Space Pen, prodotta durante insomma la corsa allo spazio per ovviare al fatto che nello spazio, non essendoci la gravità, l'inchiostro nelle penne classiche insomma non poteva scendere verso il basso, verso la sfera, no? E quindi fondamentalmente la Space Pen ha una cartuccia sotto pressione che spinge l'inchiostro a prescindere verso l'esterno e quindi funziona anche in assenza di gravità. Bellissima perché, come avete appena visto, chiusa è molto piccola, però al tempo stesso si può aprire e quando è aperta e quando si usa il cappuccio si inserisce sul retro e diventa della lunghezza giusta per essere comoda. Clip integrata, nera così opaca, è bellissima secondo me, scrive abbastanza bene, non incredibilmente bene, ma comunque fa assolutamente il suo dovere e insomma consigliata per esempio per un uso insieme a un bel blocco Midori come questo, inserita qua in alto. Guardate che meraviglia, questa è la classica combo da tenere in tasca facilmente, bellissima combo, così un extra per voi. Questo è quanto per la prima puntata dedicata alle penne a sfera. Intanto per prima cosa voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno consigliato delle penne delle scorse settimane. Sono un po' di giorni che parlo di questo argomento sul mio Instagram. Seguitemi ovviamente su Instagram se non mi state già seguendo, mi raccomando, è lì che day by day faccio vedere un po' quello che faccio qui dentro lo studio, anticipo qualcosa sui prossimi video, chiedo consigli appunto, per cui assolutamente voglio ringraziare chi mi ha aiutato semplicemente consigliandomi delle penne che magari non avevo e che ho aggiunto alla mia collezione e che vi ho anche proposto in questo video. Ma non è finita qui, chiaramente arriveranno altre puntate dell'Office EDC dedicato alle matite, agli accessori, ai notebook eccetera. Consigliatemi anche i vostri accessori preferiti per quanto riguarda questo particolare argomento e magari finiranno nei prossimi video. Grazie ancora per essere stati con me durante questo video, se vi è piaciuto fate un bel like, mi raccomando, questo è il modo migliore per supportarmi, un bel like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche e noi non dovessimo più rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi.